va consumato, certo, non può essere ricongelato neanche se abbattuto, eccetera, eccetera. Questo è. Certo, assolutamente. Ma questo non solo per il pesce, ma sapete tutto, che tutti i cibi, tutti gli alimenti, una volta decongelati, dovete o servirli subito oppure eliminarli, o darli alla suocera, si dice in qualche caso, ma no, adesso fate gli scherzi, va consumato nell'arco della giornata lavorativa. Quindi è importante che siate in grado di prepararvi la mise en place il giorno prima, tirando fuori e decongelando in maniera corretta gli alimenti che serviranno per la giornata successiva. Mentre potreste cuocerli e abbatterli a più 3, quello si può fare. Allora a quel punto vi dura i 3-4 giorni per mettervi in grado di fare il servizio come prodotto eccezionale. Io non vorrei aggiungere altro nel rischio di annoiarvi. Se ci sono delle domande, per me ho l'avvocato, più che volentieri. Altrimenti passiamo, Maurizio, all'ultimo stato. Perché io so che tu, però sono qua che guardano te giustamente. Adesso noi qui abbiamo preparato solo degli assaggini, questo non rende merito al nostro chef Maurizio Bottega, perché ha delle capacità veramente, vi assicuro, eccezionali. E meriterebbe fare un pranzo completo con lui, ma qui la sede non ce la consente, per cui siamo solo di facciamo una domanda al fuoco. Ah, mi do il microfono. No. Funziona adesso. No. Volevo fare. Il trattamento da fare è uguale per tutti i pesci, dobbiamo stare attenti a diversi. Nel caso della Lysakis il trattamento è lo stesso. Inserisco la sonda all'interno, richiamo il programma dedicato all'abbattimento di Lysakis. Dopodiché è la macchina, nello scegliere tre casi, che decide quanto tempo la cella deve rimanere di meno 42 gradi, in modo da essere sicuri che internamente il cuore sia arrivato a meno 20 gradi. La sonda tra l'altro, la sonda dei tutti, anche se deve essere rispondente. È importante questa domanda che ci ha fatto, la ringrazio. Perché noi ovviamente diamo per scontato, perché siamo abituati a parlare con i ristoratori, ormai è diventata una tecnologia abbastanza conosciuta, ma ovviamente io posso avere uno spessore di 1 cm o uno spessore di 10 cm. Come facciamo ad essere sicuri che la ho applicato la corretta strategia? Maurizio, fai vedere la sonda così. Vedete? Allora, ogni macchina, sia il forno che quello sopra, sia la battitura che quello sotto, ormai queste tecnologie sono tutte dotate di questo termometro che si tratta, anche se molto particolare, con il sensore, ma non si può con questo. Ma il concetto è che questo termometro viene inserito in un prodotto, di solito in un prodotto, se io ho avuto il prodotto di 1.5.10, lo metto in quello del 10. Ed è per questo che ho parlato di temperatura di fuori. Cuore che è al centro della nostra vita, perché quello va misurato la temperatura di centro. E io per arrivare a 40 metri, probabilmente sarà la cosa 40. Comunque, signora che già prima, se con qualche macchina domestica, non esiste una macchina da essere 40, perché per poter penetrare all'interno ho bisogno di una temperatura molto maggiore. Tanto per fare un esempio stupido, ma c'è l'inverno, se fa freddo ci copriamo, e tanto più fa freddo tanto più ci copriamo. Perché? Perché il freddo fa fatica a sottrarmi le calorie e quindi a raffreddarmi l'interno. Ora, è come quando noi parliamo di spessori diversi, è come se io avessi un pesce con un cappotto, con 2 cappotti, con 3 cappotti e anche la coperta di piumino sopra. Ho necessità di scendere tanto con la temperatura esterna per poter essere certi di arrivare al cuore. Il quando c'è arrivato me lo indica la macchina. Addirittura abbiamo dei cicli automatici che, se io gli dico arrivami a meno 18, meno 20, meno 22 al cuore e rimanici per 24 ore, lui fa tutto il suo processo in automatico, quindi io operatore non faccio altro che inserire le mie pezzature, fare start, e per le prossime 24 ore lui lavora per me, io faccio qualcosa di più intelligente che stare a guardare un termometro. Tra l'altro, Andrea, ho spiegato correttamente. Perfetto. Vuoi il microfono? Le rubo appena un secondo. La sonda, che dalla telecamera non credo si sia vista,
La sonda è molto più sottile nella punta e un attimino più spessa sulla parte dove fa il giro ad L, perché nel momento in cui io inserisco il prodotto, nel caso del tonno ad esempio, che abbiamo surgelato, quello che dovete assaggiare oggi, avrei difficoltà poi andarla a sfilare se non fosse tonica. Perché immaginate che il pezzo è un ghiaccio, eh? Come faccio a togliere una sonda all'interno di un ghiacciolo? È per questo motivo che non abbiamo inserito la resistenza all'interno, perché altrimenti qualcuno dell'AES ci viene a dire ma tu vai a stressarmi il prodotto internamente, quindi non c'è un sistema di riscaldamento per sfilare la sonda, c'è un sistema meccanico, nel senso che è fatta di butto, si gira un attimino, così, e dopo un secondo la sonda esce da sola, proprio perché è conica. A quel punto Maurizio io prendo il mio pesce, lo porto in un freezer dedicato e posso procedere ad un altro abbattimento, perché l'abbattitore è una macchina di processo, non è una macchina che serve a conservare. L'abbattitore è colui che mi fa il viaggio verso i meno 20. Poi quando ci sono arrivato lo conservo in un freezer e quello mi rimane libero per le prossime lavorazioni. Considerate, vi do un parametro così per chi non è del mestiere, una cosa simpatica da sapere, l'abbattitore viene valutato non in dimensione, altezza, larghezza, litri, ma l'abbattitore viene valutato, viene diciamo così, rappresentato nelle schede tecniche per capire qual è la sua prestazione in chilogrammi per ciclo. Quindi quanti chilogrammi di prodotto mi può trattare per ogni ciclo? Va da sé che una macchina di quelle dimensioni deve avere almeno 25-30 kg di resa per ciclo, perché se io trovo una macchina che ha 5 kg di resa per ciclo vuol dire che non è un abbattitore finto, perché quando ci ho messo dentro due branzini o tre branzini un po' grossi ho già riempito la macchina. Quindi anche lì, parlo ovviamente per i professionisti, è importante capire di che cosa stiamo parlando. È assolutamente inutile prendere una macchina grossa con una resa piccola, meglio prendere una macchina piccola con una resa grande e farla girare tante volte. Se vogliamo è molto più simile a un forno che non a un freezer. Il forno a casa ce l'avete tutti, faccio la cottura, spengo il forno, devo fare un'altra cottura, riaccendo il forno e via. Questo è il sistema di utilizzare un abbattitore rapido di temperatura. Ci sono altre domande? Basta? Basta. Non avete gli assaggi, li abbiamo finiti Maurizio? Sì, un pochino potremmo essere a poco. Bene, bene, bene. Io vi ringrazio molto dell'attenzione, vi auguro di proseguire la giornata in fiera in maniera più che piacevole. Sì, ecco, una cosa molto importante che stavo proprio dicendo adesso, qua alle vostre spalle abbiamo lo stand della FIPE. Per cui, al di là di tutte le cose che ci siamo raccontati adesso, per qualsiasi approfondimento, in termini legislativi e non, se volete ci ospitano più che volentieri qua, 5 metri dietro di noi. Vi ringrazio di nuovo, buona giornata e buon proseguimento, e grazie all'avvocato che ci ha supportato, grazie a Pipe ovviamente che ci ha dato questa grossa opportunità. Noi ripeteremo questo intervento alternandoci con un po' di colleghi anche durante tutto il weekend, per cui se vi facesse piacere ritornare o comunicare a qualcun altro che ci sono questi incontri, noi dalle 14 alle 15 siamo qua anche domani e dopodomani. Esatto. Grazie a tutti, anche quelli che ho dimenticato, grazie.